Porsche, una leggenda delle piste. Un'icona delle strade. È un nome che scuote gli animi da quasi tre quarti di secolo. Il marchio Porsche è una combinazione di tradizione e futuro. Siamo molto fieri di tale eredità. Un'eredità che aiuta a dar vita a uno dei marchi sportivi più famosi. Tuttavia, vincere non basta. Nel 93-94 hanno rischiato di chiudere in perdita. Nel periodo più buio della sua storia, l'azienda fa l'impensabile e presenta il suo primo SUV. Quando è arrivata la Cayenne, gli appassionati hanno esultato. Esalta la parola sport, di sport utility, e modifica l'industria per sempre. La Cayenne ha cambiato il mondo. Ora il marchio è tornato con la sua ultima rivoluzione. Un'auto da 550 cavalli. Un super SUV. La terza generazione di Porsche Cayenne. Nel cuore dell'Europa centrale si trova Bratislava, la capitale della Slovacchia. Una città ricca di storia e arte, intrisa di cultura. Eppure oggi il suo vanto più importante potrebbe essere lo stabilimento d'assemblaggio della Volkswagen. Perché è qui che la terza generazione di Porsche Cayenne prende vita. Ci troviamo nell'ultima linea d'assemblaggio, che è molto moderna e all'avanguardia. Ogni giorno 600 operai lavorano su tre turni con il massimo impegno a una costruzione estremamente avanzata. Produciamo 400 Porsche al giorno. 400 veicoli al giorno sono un grande risultato e la loro importanza è indiscutibile. La Cayenne rappresenta più del 30% delle vendite totali della Porsche. E molti osservatori ritengono che sia il SUV più redditizio sul mercato. È un marchio davvero speciale. Quale ragazzo da piccolo non ha giocato con i modellini della Porsche? Ne andiamo fieri. La linea finale non è soltanto una parte importante della fabbrica, ma è anche un'ampia struttura autonoma. Misura 90.000 metri quadrati. Qui si svolgono 160 operazioni. 160 operazioni veloci quasi quanto una Cayenne. Costruiamo in circa 3 minuti. Questa è la durata di un ciclo. Le stazioni sono profondamente diverse tra loro, ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Deve essere tutto impeccabile, perché il segreto, si sa, è nei dettagli. Tutto deve essere sistemato alla perfezione, essere preciso sotto tutti i punti di vista. Non sono ammessi errori. Se il motore non funziona, il cliente non sarà soddisfatto. Se dal vetro entra acqua, il cliente si lamenterà. Perciò la macchina deve essere costruita con la massima precisione, con passione e amore. Sentimenti che vengono instillati a partire dalla stazione 1 della linea d'assemblaggio finale. Ci troviamo all'inizio della linea d'assemblaggio. Dal reparto verniciatura è appena arrivata una carrozzeria verniciata. E ora identificheremo il nostro veicolo con un lettore RFID che usiamo in tutte le stazioni. L'RFID, o lettore di identificazione a radiofrequenza, è un moderno sistema di codice a barre che usa la radiofrequenza invece della lettura da parte di un addetto per identificare un elemento. In questo caso, il sistema consente ai costruttori della Cayenne di conoscere la precisa posizione di ogni veicolo e le sue specifiche. All'inizio di ogni stazione c'è un lettore RFID. In questo modo i macchinari e i tecnici possono sapere quale Cayenne stanno costruendo in quella determinata stazione. Dopo la lettura, ogni nuova Cayenne riceve un'accoglienza decisamente calorosa. Stiamo scaldando le carrozzerie per montare la guarnizione sul tetto panoramico. La carrozzeria viene scaldata per prepararla alla stazione successiva, dove un robot allo stato dell'arte applica la colla.
Stiamo montando la guarnizione sul tetto panoramico. Arriva in un pezzo unico lungo 250 metri. E noi lo tagliamo in base alle dimensioni del tetto. Il gigantesco tetto panoramico del peso di 34 kg offre ai passeggeri una vista quasi totale sul paesaggio. Tuttavia, in passato, sarebbe stato praticamente impossibile vedere una Porsche costruita in Slovacchia. Porsche è un marchio simbolo e nessuno immaginava che un giorno avremmo costruito una Porsche a Bratislava. Lo stabilimento di Bratislava viene aperto all'inizio degli anni 70. Si susseguono diversi proprietari fino a quando la Volkswagen non lo acquista negli anni 90. L'investimento dà presto i suoi frutti. Tutto è iniziato con la costruzione manuale della Passat, 26 anni fa. È stato davvero entusiasmante allestire qui il primo vero impianto automobilistico. È stato un anno memorabile, il 1991. Dopodiché, passo dopo passo, abbiamo aggiunto ulteriori prodotti, nuove tecnologie, il reparto verniciatura, saldatura. E ora siamo uno degli stabilimenti più moderni e sofisticati del gruppo Volkswagen. La Volkswagen di Bratislava vanta una lunga storia. Qui produciamo automobili da 26 anni e siamo gradualmente passati dalla produzione manuale a quella automatizzata. Grazie alla nostra esperienza abbiamo formato una valida squadra di operai specializzati, le cui capacità vengono usate per costruire la nuova Porsche Cayenne. Il primo passo conduce alla realizzazione di un impianto da 2 milioni di metri quadrati e infine alla possibilità di costruire il fiore all'occhiello di uno dei marchi simbolo della Volkswagen, la Porsche Cayenne. Era molto simile a un'azienda a conduzione familiare e ora è una fabbrica grande e sofisticata che produce 6 diversi marchi del gruppo. Ne siamo orgogliosi. È un particolare tipo di orgoglio che coniuga la nazionalità di un paese e il simbolo di un altro. Sono cresciuto a 1,5 km da qui, perciò conosco bene la zona. Sono fiero di essere slovacco e devo aggiungere che sono anche fiero di lavorare per la Porsche. La fabbrica è inoltre una componente fondamentale dell'economia slovacca. La Volkswagen è uno dei più importanti datori di lavoro in Slovacchia, in particolar modo di questa regione. Personalmente ritengo sia una questione di prestigio. È un'azienda fantastica questa e sostanzialmente gioca un ruolo fondamentale per la Slovacchia per quanto riguarda la produzione, l'offerta di posti di lavoro e perché, oltretutto, contribuisce a rafforzare l'economia nazionale. La Volkswagen è il principale datore di lavoro privato in Slovacchia e contribuisce al PIL per il 15-20%. Perciò è molto importante per l'economia del paese. Un contributo economico di questa portata suona quasi impossibile. Eppure l'industria automobilistica è responsabile di quasi la metà dei beni industriali del paese e dà lavoro a più di 250.000 persone. Dato ancora più impressionante, la Slovacchia è la nazione che produce più automobili per persona del mondo industrializzato. Il paese conta 5 milioni di abitanti e nel 2017 ha prodotto più di 1 milione di veicoli. La decisione di produrre la Porsche Cayenne come prodotto finale è stata una grossa sfida. Ha comportato l'espansione dell'edificio stesso. Abbiamo dovuto realizzare un nuovo reparto carrozzeria, un nuovo reparto d'assemblaggio, un nuovo reparto collaudo. L'investimento è costato centinaia di milioni e sono stati assunti molti dipendenti. La nostra famiglia si è estesa e tanti lavoratori sono entrati in fabbrica. Sulla scia del successo precedente, la Volkswagen spende più di 800 milioni di euro per costruire un reparto di assemblaggio nuovo di zecca per il veicolo di terza generazione. Capita una sola volta nella vita di costruire un nuovo reparto di assemblaggio. È stato un investimento ingente non soltanto per la linea d'assemblaggio, ma anche per l'intera manifattura, perché la Cayenne di terza generazione è un'automobile completamente diversa, con nuove tecnologie. Ovviamente la pressione è tanta e le aspettative sono alte sul raggiungimento dei nostri standard qualitativi e sulla produzione della quantità di vetture richieste. Pressione intensa, affiancata da un orgoglio che accomuna tutti i lavoratori. È magnifico. È straordinario lavorare a un prodotto che viene esportato in tutto il mondo e per un marchio così prestigioso.
Un marchio di lusso che oggi è conosciuto ovunque perché costruisce automobili da sogno dalle prestazioni elevate. Eppure non molto tempo fa ha attraversato una crisi finanziaria finché non ha trovato la salvezza nelle quattro porte. La Porsche Cayenne è un'automobile sublime che coniuga prestazioni elevate e lusso. Un'operazione che al marchio riesce magnificamente da moltissimo tempo. La tradizione è importante. Le nostre origini risalgono al 1948 con le prime macchine sportive. E da allora l'azienda ha vinto 30.000 gare e vanta 7 generazioni di 911. Al mondo non esiste una casa automobilistica come la nostra. Oggi l'icona della Porsche è la famosissima 911. Eppure, sia il marchio che la macchina devono la loro esistenza a una decisione presa nella Germania del secondo dopoguerra. La Porsche ha avuto il coraggio di tentare qualcosa di nuovo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando le popolazioni hanno ricostruito l'Europa. All'epoca, la maggior parte delle case automobilistiche europee cerca di rimettersi in piedi costruendo mezzi di trasporto senza grosse pretese. La Porsche, in barba alla prudenza, fa l'esatto contrario. La 356 è arrivata sul mercato nel giugno del 1948. Era una macchina sensazionale. Non era un'utilitaria, bensì un'automobile sportiva per intenditori. Specialmente nei primi anni del secondo dopoguerra, la gente era assetata di prodotti simili. Quando Hollywood la scopre, la 356 entra nel firmamento delle star. Il mercato americano è stato fondamentale per l'immagine del marchio. Soprattutto in California, dove c'era un nutrito club di appassionati di auto sportive. Inoltre, quando le stelle del cinema come James Dean hanno scoperto il marchio, le foto in cui si facevano immortalare a bordo dei loro bolidi venivano ammirate anche in Europa. E l'immagine della Porsche è cambiata. Da azienda produttrice di auto sportive ha iniziato a rappresentare uno stile di vita. Tale passaggio viene rimarcato quando la Porsche lancia la 911 nel 1963. Se chiedete a un ragazzino di disegnare una macchina sportiva, nella maggior parte dei casi il disegno somiglierà a una Porsche 911. Forse è l'archetipo dell'auto sportiva. Il modello diventa subito un'icona e innesca l'evoluzione del marchio da fabbrica di macchine sportive a fabbrica di macchine per tutti i giorni. L'idea di sport car sta cambiando in questi anni. Non è più sufficiente avere una macchina sportiva dalle prestazioni elevate. Oggi deve essere anche funzionale. Oggi la vettura più razionale della Porsche potrebbe benissimo essere la Cayenne di terza generazione. Una macchina universalmente accettata come autentica Porsche. Eppure una quindicina di anni fa non era esattamente così. Quando è uscita la Cayenne, la Porsche aveva costruito solo auto sportive fino ad allora e improvvisamente lanciava sul mercato un SUV, l'esatto opposto di una sport car. All'epoca, l'azienda attraversava una crisi finanziaria. A metà degli anni 90 vendeva intorno ai 12.000 veicoli all'anno. Il calo delle vendite richiede misure drastiche. Come è accaduto con il lancio della 356 sul mercato europeo nel secondo dopoguerra, la Porsche sfida le convenzioni ancora una volta e debutta con il suo primo SUV. Hanno voluto rischiare e hanno lanciato il SUV della Porsche. La mossa suscita dure reazioni da parte dei sostenitori del marchio. Quando la Porsche ha deciso di lanciare la Cayenne, non trovo le parole per descrivere lo sdegno che ho provato. Mi sentivo tradito. Ero furioso e incredulo. Come potevano essere tanto stupidi da sacrificare la loro filosofia sull'altare delle vendite? I puristi erano perplessi. Nessuno sapeva cosa sarebbe stato della Cayenne quando è uscita sul mercato. Un SUV della Porsche. Era soltanto un SUV con il simbolo della Porsche sul davanti. Era un'auto versatile, adatta alla guida off-road e ai circuiti?
Abbiamo assistito a un cambiamento nel modo in cui la Porsche considerava se stessa, non più come una produttrice di auto sportive, bensì di automobili che fossero le più sportive della loro categoria. È stato un cambiamento fondamentale. Alcuni appassionati del marchio lo hanno visto come un colpo di testa. Il timore era che la scelta avrebbe distrutto l'azienda. Avevano deciso di costruire un SUV, l'antitesi di una macchina sportiva. Grande, alto, pesante, un veicolo con quattro porte, che non sgomma in curva e non sfreccia sulle piste. Perché? Perché proprio la Porsche, tra tutte le case, aveva fatto una scelta del genere? Prima che i puristi abbiano il tempo di calmarsi, la Cayenne diventa la macchina più venduta di sempre del marchio. Invece di distruggerlo, lo salva. Improvvisamente era nata la Porsche pratica e le vendite sono esplose. Non dovevamo più rinunciare alla praticità, potevamo comprare una Porsche da guidare ogni giorno. Non hanno creato il segmento, esistevano già SUV di lusso prima della Cayenne, ma da allora c'è stato il boom. Hanno reso il segmento reale, lo hanno reso popolare. Hanno mostrato a tutti che era possibile farlo. La macchina resta fedele alle radici del marchio e le vendite decollano. Va dato merito alla Porsche di aver reso la Cayenne maneggevole, di averla resa potente e di averla resa adatta alla guida off-road. Era in grado di fare di tutto. La macchina offre praticità, in perfetto stile Porsche. Parte del successo della Cayenne è dovuto alla sua incredibile potenza. Il primo turbo aveva più di 400 cavalli. La Cayenne ha introdotto l'idea che era possibile costruire un SUV con motore V8 twin turbo. Il motore conquista i clienti, ma alcuni dubitano ancora dell'estetica. Il più grande shock è stata la sua linea anteriore. Somigliava molto alla 911. Evidentemente volevano ci fosse un tratto familiare, ma è stato proprio questo a dividere l'opinione pubblica. A me personalmente piace, ho sempre pensato che avesse una bella linea, ma molte persone ne erano inorridite. Sebbene l'aspetto sia discutibile, il successo della vettura non lo è. I profitti odierni della Porsche sono cospicui, grazie al successo della Cayenne. La Cayenne non solo salva il marchio, ma trasforma anche l'intera industria automobilistica. C'erano dei rischi nel lancio della Cayenne perché nessuno aveva mai visto un SUV firmato Porsche, ma ora che tutti hanno preso esempio da loro e che ogni marchio di lusso ha un proprio SUV, la concorrenza è sempre più serrata e loro devono restare sulla cresta dell'onda per mantenere il primato. Tale missione oggi avviene all'interno del reparto carrozzeria della Cayenne, dove occorrono 11 ore per costruire una scocca. Un ciclo in questa fase della costruzione dura circa 2 minuti e mezzo. La fabbrica è veloce. Qui si sfornano 400 nuove scocche ogni giorno, grazie all'aiuto di un esercito di robot. Ci sono 750 robot nel nostro reparto carrozzeria. L'automazione è fondamentale per la terza generazione, perché la scocca è principalmente composta di alluminio. I robot che operano in questo reparto sono in grado di eseguire attività individuali con una precisione di qualche decimo di millimetro. La costruzione della scocca inizia con l'assemblaggio del sottotelaio, dove le sezioni del pianale anteriore, mediano e posteriore vengono saldate. Al momento ci troviamo sulla linea di costruzione dei pannelli esterni. Ci avvaliamo anche di tecniche come l'elettrosaldatura dell'alluminio. In questa linea la tecnologia è molto avanzata. Le fiancate finite arrivano alla stazione successiva, dove incontrano il pianale completo e sono messe in posizione. Successivamente la scocca arriva alla linea in cui l'uomo prende il posto dei robot.
troviamo sulla linea dove vengono installate le portiere. È la stazione finale del reparto carrozzeria. Poi le scocche sono trasportate al reparto verniciatura. Dopo aver montato le portiere, un altro gruppo di addetti posiziona il cofano e il portello posteriore. Questa è una stazione nella quale difficilmente si vedono dei robot. Solamente alla fine della linea ci sono 4 robot che controllano le misure della macchina. Perciò ogni operazione in questa stazione viene effettuata a mano dagli operai. Tutte le parti assemblate vengono controllate e messe a punto in modo tale da garantire la massima qualità del prodotto finale. La scocca finita arriva direttamente al reparto verniciatura, dove occorreranno altri 88 robot e 18 ore di lavoro per colorare una Cayenne. Come vedete, in questo momento ci troviamo nel reparto verniciatura. Qui la scocca attraversa diverse fasi del processo produttivo. Trattiamo la superficie, la verniciamo e applichiamo uniformemente lo strato finale. Sul metallo nudo viene esteso il primer. Dopodiché un set di robot elettrostatici nebulizza la vernice a 50.000 rotazioni al minuto. In questo momento ci troviamo nella cabina in cui viene applicato il colore di base. Pensate, lo strato di fondo ha lo spessore di un capello, è infinitesimale. Alla fine, ogni scocca riceve il suo strato trasparente. Non solo le macchine completate splendono, anche gli operai che lavorano nello stabilimento brillano. Non riesco ancora a crederci. Ovviamente era il mio sogno da bambino avere una Porsche un giorno, ma non avrei mai immaginato che ne avrei guidata una, o addirittura le avrei costruite come dipendente della Volkswagen. Sogni a 4 ruote che prendono vita sulle strade di tutto il mondo. Eppure, sorprendentemente, la Cayenne non è il primo tentativo del marchio di costruire un fuoristrada. La Cayenne di terza generazione va da 0 a 100 in 4 secondi e 1. Raggiunge la velocità massima di 286 km orari e può ospitare un'intera famiglia per una gita fuoristrada. Eppure, incredibilmente, non è la prima vettura adatta all'off-road costruita dall'azienda. Tale onore va al Volkstraktor, il trattore del popolo. Nessuno sa che la Porsche costruiva trattori. È probabile che oggi non se ne abbia memoria, ma all'inizio degli anni 30, prima che la Porsche esistesse, il governo tedesco intravede il bisogno di costruire trattori migliori. Perciò si avvale dei servizi di un giovane ingegnere, Ferdinand Porsche, e lo incarica di risolvere il problema. Il risultato verrà alla fine conosciuto con il nome di Porsche Super, una macchina agricola diesel raffreddata ad aria. A nessuno interessa che la Porsche costruisse trattori perché ha fondato la propria reputazione sulle auto sportive. La gente non si rende conto che la Porsche non nasce con la 911, motore biturbo a 6 cilindri, bensì con la 356 a 4 cilindri. Perciò la percezione che abbiamo del marchio affonda le radici nei modelli di successo, e i modelli di successo sono le auto sportive, non i trattori. Le automobili sportive conquistano la fama, tuttavia è la Cayenne a tenere le luci accese. L'azienda era in perdita, poi dopo 25 anni improvvisamente è diventata l'azienda da battere, e questo grazie soprattutto al successo riscosso dalla Cayenne. La 911 è per pochi, e con questo modello hanno voluto costruire una vettura diversa, che ha cambiato l'industria automobilistica. Improvvisamente è uscito questo SUV di lusso che ha portato molti soldi nelle casse dell'azienda. Al pari della macchina, anche la fabbrica corre veloce. 7 ore e mezza per passare dalla scocca al collaudo. La costruzione è altamente complessa e prevede diverse fasi. Alla linea d'assemblaggio montiamo l'impianto elettrico nella scocca, il gruppo motopropulsore, la trasmissione,
poi installiamo i sedili, i paraurti, gli interni e alla fine della linea la macchina è perfettamente assemblata e può essere messa in moto. Accendere il motore è una gioia per gli automobilisti. Tuttavia, per favorire il benessere dei lavoratori è necessaria una tecnologia ergonomica. A tal proposito, l'azienda si avvale di due sistemi di trasporto per spostare le macchine parzialmente costruite. Il primo è una piattaforma di legno. Per l'operatore poggiare i piedi sul legno è molto piacevole, è ergonomico. Possiamo muoverci su e giù per ottenere la precisione che vogliamo. Il secondo sistema di trasporto cala la macchina dall'alto. Mentre alcuni macchinari spostano le vetture di stazione in stazione, altri strumenti aiutano gli operai a muoversi. Questo è un sedile che di certo non puoi comprare al supermercato. È un sedile molto particolare ed è progettato per migliorare l'ergonomia del processo di assemblaggio. Il sedile consente all'addetto di spostarsi nel veicolo con facilità. Prestiamo molta attenzione alle condizioni di lavoro dei nostri operai e cerchiamo di fornire loro quanto di meglio offre il mercato. Nell'intento di alleggerire il più possibile il lavoro fisico, la squadra utilizza una gamma di apparecchi di sollevamento, come quello usato per installare il tetto panoramico. I moduli sono molto pesanti, perciò facciamo il più possibile per rendere il processo quanto più ergonomico per i lavoratori. Gli operai non sollevano a mano i sedili che pesano 30 kg l'uno per montarli nella vettura, ma si avvalgono di un macchinario appositamente studiato che prende materialmente il sedile e si carica gran parte del peso. Poi è l'operatore a guidarlo nel veicolo. I pezzi più grandi vengono installati con gli apparecchi di sollevamento. I più piccoli vengono selezionati in un magazzino e messi in carrelli abbinati ai veicoli. Il cliente ordina l'auto con le varie specifiche. Noi prepariamo le componenti nel reparto logistico e le sistemiamo dietro la vettura. In questo modo l'operaio ha tutte le parti necessarie per quell'automobile a portata di mano. Organizzare i componenti è estremamente complesso perché i pezzi sono tantissimi. La pressione che grava sul processo logistico è molto elevata. Parliamo di circa 5.000 pezzi diversi. Per mantenere i ritmi serrati, la squadra usa un sistema di gestione delle scorte a ripristino, che deve la propria esistenza alle ore più buie del marchio. Nei primi anni 90 la Porsche non vendeva molte vetture, i profitti erano scarsi, perciò ha deciso che per sopravvivere era necessario un cambiamento e ha adottato il metodo giapponese di inventario just in time, modernizzato e completo. In questo modo ha reso la produzione più efficiente, il che ha portato alla costruzione della Cayenne. Mentre nuove Cayenne continuano il loro viaggio, in un'altra area della fabbrica viene assemblato il gruppo motopropulsore. Montiamo diversi tipi di motore, il più potente dei quali è il V8 da 550 cavalli e 700 newton per metro di coppia. Il motore V8 Twin Turbo da 550 cavalli viene fabbricato in 7 ore in una delle città più romantiche legate ai motori. Stoccarda è una città simbolo dei motori. È diventata grande grazie all'industria automobilistica. Zuffenhausen è uno dei suoi fulcri. È infatti il luogo in cui è nata la Porsche. Ecco Zuffenhausen, un piccolo sobborgo nei dintorni di Stoccarda, in Germania, la sede originaria della Porsche. Qui la passione per le auto scorre nelle vene degli abitanti. E l'ultima attrazione è il nuovo impianto Porsche per la fabbricazione del motore a 8 cilindri. Ci troviamo nell'impianto 4, dove viene costruito il motore V8 della Cayenne. Nel 2015 il marchio investe 8 milioni di euro per costruire lo stabilimento. La fabbrica è aperta da più di un anno e lentamente abbiamo incrementato la produzione del motore V8. Negli anni 50 la Porsche impiegava poco più di 100 persone a Zuffenhausen per costruire automobili. Ma i tempi cambiano e oggi circa 1.200 operai si occupano della fabbricazione del solo motore.
Ovviamente nel costruire questo motore ci basiamo sulla filosofia Porsche. Dobbiamo attenerci alle nostre linee guida. Seguire i nostri principi è sempre molto importante. Cerchiamo di limitare le fasi del processo lungo la linea di produzione, assemblando, mantenendo un buon ritmo e fornendo solamente il materiale necessario. Un buon ritmo è fondamentale perché ogni 24 ore assemblano a mano 200 motori. Stiamo utilizzando il cosiddetto circuito Carrera per la prima volta, nel quale il vettore viene trasportato sul nastro stesso, individualmente guidato da un motore. Il sistema comunica in maniera molto intelligente con le stazioni di montaggio. È un'innovazione per noi e credo sia una novità a livello mondiale. Comunque serve tempo. Occorrono all'incirca 6 ore, dal primo avvitamento all'ultimo. Ogni 3 minuti e mezzo un nuovo monoblocco arriva sulla linea. Il luogo di nascita è la prima stazione, nella quale vengono aggiunti il monoblocco e l'albero motore. Quando l'albero motore è messo in posizione, vengono installati le bielle e i pistoni. Poi è la volta delle teste dei cilindri. Nelle altre stazioni il motore prende vita tramite l'assemblaggio dell'albero a camme, delle catene e viene messo a punto affinché funzioni correttamente. È un'operazione complessa, ma il risultato è entusiasmante. La linea misura 432 metri di lunghezza e presenta una forma a U fino alla fine. Qui i motori finiti vengono tolti dalla linea e inviati alla cabina di collaudo. Penso che i ragazzi siano consapevoli del fatto che stanno assemblando una delle componenti più importanti di una Porsche. Sono convinto che ciò li renda orgogliosi. E si vede. Sono motivati, vogliono fare sempre del loro meglio per ottenere il massimo dal prodotto. I motori finiti vengono spediti a 800 km di distanza dal luogo di nascita della Porsche, in quella che forse è la loro fabbrica più importante, dove occorreranno altre 7 ore e mezza per dare vita all'ultima vettura da off-road del marchio. Fin dal suo esordio, la Porsche Cayenne si è ricavata una nicchia ben distinta come automobile sportiva a 4 porte e 4 posti. Porsche è un marchio di auto sportive dalle alte prestazioni, ma è abbastanza conosciuto. Chi di noi non ha mai visto una Porsche? Ma forse qualcuno non ha visto mai una Lamborghini o una Bentley. Queste macchine presentano un'ampia varietà di modelli, da quello base con un prezzo a partire da 78.000 euro circa, alle versioni più esclusive che superano tranquillamente i 150.000 euro. Come le auto sportive, la Cayenne è disponibile in vari modelli. C'è la versione base, la Cayenne S, la Cayenne GTS, la Cayenne Turbo e la Cayenne Turbo S. Le differenti versioni hanno gruppi motopropulsori diversi, eppure ognuna è costruita allo stesso modo nel reparto di assemblaggio finale, grazie a un semplice ma ingegnoso strumento. Al fine di rendere il processo più efficiente, utilizziamo codici di diversi colori. Abbiamo un unico carrello per i vari motori. L'operaio mette il colore giusto e il colore sarà in quel punto specifico per quel motore. In questo caso possiamo vedere che il colore rosso corrisponde a un V6 e che tutti i perni calzano con il rosso. In questo modo siamo certi che ogni motore è nella posizione corretta. I motori vengono sollevati e trasportati nella linea di sottoassemblaggio della trasmissione. Il veicolo viene posizionato qui e al suo interno viene installato il motore. Il sottotelaio viene completato, dopodiché viene trasportato lungo questa linea fino alla successiva stazione.
dove la sospensione viene costruita pezzo dopo pezzo, a partire dagli ammortizzatori ad aria. Il sistema di sospensioni ad aria è in grado di alzare o abbassare il SUV di 100 mm, a seconda della modalità di guida selezionata. La Porsche si è sempre vantata di costruire automobili sportive per tutti i giorni, macchine che puoi guidare quotidianamente se ti va. La Cayenne ha elevato questo concetto a livello successivo, essendo di fatto un SUV pratico, ma che offre le prestazioni Porsche. Ed è proprio questo a renderlo unico. Prestazioni trasmesse in parte nella stazione successiva, quando viene aggiunta l'unità di controllo dinamico dello chassis. Il sistema antirollio elettromeccanico previene il ribaltamento del veicolo durante l'accelerazione laterale in curva. La fase successiva consiste nel montare un elemento preso in prestito dalla 911 GT3. Un asse posteriore sterzante che garantisce alla Cayenne un angolo di sterzata estremamente ridotto. Quando il sistema è azionato e il conducente gira lo sterzo verso destra, le ruote posteriori girano leggermente verso sinistra. Questo rende più precisa la sterzata del mezzo e facilita le manovre di parcheggio. Ora è il momento di passare ai freni. Gli operai installano i dischi di acciaio standard e i nuovi dischi opzionali ad alto tenore di carbonio, che riducono del 90% la polvere dei freni. Infine, installano il differenziale centrale, che consente al veicolo di conferire potenza alle ruote quando necessario. I gruppi motopropulsori arrivano alla linea successiva. Qui avviene il matrimonio. Il gruppo motopropulsore incontra la scocca e le due parti vengono unite. È una delle operazioni cruciali. Quella in cui la vettura riceve il motore, gli assi e il sistema di alloggiamento e tutte le parti meccaniche. La maggior parte degli stabilimenti è dotata dell'importantissima stazione di matrimonio, ma nell'impianto di Bratislava usano 6 stazioni per montare il gruppo motopropulsore. Abbiamo 6 stazioni nelle quali le macchine automatiche avvitano i bulloni. Per motivi di qualità è importante avvalersi di sistemi affidabili. Subito dopo il matrimonio, la squadra monta i paraurti anteriore e posteriore. Ci troviamo all'incirca a metà della linea d'assemblaggio, dove, come possiamo vedere, i paraurti sono montati sull'auto. Ancora una volta entrano in scena i sistemi ergonomici. Come potete vedere, l'altezza viene regolata perfettamente per assicurare che l'ergonomia sia ottimale per i nostri operai specializzati. Il paraurti anteriore della vettura è particolarmente importante perché nasconde un segreto prodigioso. La Cayenne è dotata di una griglia regolabile elettricamente, che può aprirsi o chiudersi per ridurre l'attrito in velocità o potenziare il raffreddamento del motore. Più avanti sulla linea, la macchina giunge nell'area di costruzione 5, dove viene dotata di ruote dalle alte prestazioni. Susanne è in procinto di installare le ruote della Porsche, una parte essenziale della vettura. Come possiamo vedere, il macchinario si mette automaticamente nell'esatta posizione in cui l'operaio aziona la leva e fa girare gli abitatori contemporaneamente. Le ruote vengono montate in sequenza, prima quelle anteriori, poi quelle posteriori, come nelle precedenti fasi di assemblaggio. Molti stabilimenti utilizzano un macchinario per sollevare la ruota e un altro per installarla. Qui invece un unico dispositivo svolge entrambi i lavori. Mettiamo la ruota sulla macchina e serriamo i bulloni con un unico macchinario. Non ne occorrono due, come succede in gran parte degli stabilimenti delle altre aziende. Nella linea successiva vengono installati gli interni. Ci troviamo nella stazione BA6, dove avviene l'assemblaggio della console centrale. Gli addetti stanno lavorando a ritmi serrati. All'interno è presente l'impianto di cablaggio. È tutto realizzato su misura per il cliente. Perciò ogni auto è speciale. La Porsche, a differenza di altri marchi tedeschi, ha resistito all'idea di installare un controller come l'iDrive. Preferisce azionare tutto con un pulsante o tramite touchscreen. Ci troviamo nella sezione 6, dove vengono installati i sedili anteriori, come potete vedere. Nella mia postazione di lavoro montiamo i sedili e le portiere dell'auto. E per farlo ci avvaliamo dell'aiuto di macchinari che prendono i pezzi e li installano con precisione.
Una volta montati i sedili, è il momento di completare gli interni con un'ampia varietà di elementi. Siamo quasi alla fine del processo. Gran parte della scocca è ultimata. Abbiamo installato il gruppo motopropulsore, l'impianto elettrico, il cablaggio e ora siamo nella fase finale. Dobbiamo solo completare gli interni. Gli interni della Porsche sono studiati principalmente per il conducente, meno per i passeggeri. È tutto progettato affinché chi guida non distolga troppo l'attenzione dalla strada. Ogni elemento è a portata di mano e sistemato con logica. Dopo 7 ore e mezza è finalmente giunto il momento di girare la chiave e mettere in moto la Cayenne per la prima volta. La mia stazione preferita è alla fine della linea, quando vedo il prodotto finito e pronto all'uso. È una sensazione magnifica. Le vetture sembrano finite, ma le attende ancora un ultimo importante appuntamento con il reparto controllo qualità. Ci troviamo alla fine dell'ultima linea. Questo significa che qui vengono effettuati i controlli finali sul veicolo. La stazione si chiama ZP8 e qui gli addetti ispezionano la macchina. La sottopongono a un controllo conclusivo e si assicurano che sia tutto a posto. La Cayenne viene celebrata in Slovacchia come segno distintivo della eccellente maestria nell'assemblare. Inoltre, la vettura è considerata in tutto il mondo il modello Porsche di maggiore successo degli ultimi 15 anni. La società e la clientela della Porsche sono cambiate. All'inizio erano gli industriali e gli aristocratici che compravano le automobili sportive del marchio. Ora non è più così. La Porsche è diventata la sport car per la quotidianità. Un'auto sportiva perfetta per tutti i giorni, avvolta nel corpo di un SUV. È una Porsche alla portata di molti. Non si tratta di un'automobile destinata a pochi eletti. E questo attrae la clientela. La Cayenne ha riscosso talmente tanto successo che non possono trasformarla, perché questo potrebbe allontanare un'intera fetta di clienti e una riduzione delle vendite comprometterebbe il piano industriale. La terza generazione è un'evoluzione. Non si scherza con il successo, non si chiede ai clienti di dire «Non so se il nuovo modello mi piace o no», ma gli si dice «Il nuovo modello presenta gli elementi a voi cari con l'aggiunta di nuove tecnologie e stile». Nessuna rivoluzione, solo migliorie. Con gli affari sono stati cauti, ma l'esperienza di guida è ancora perfettamente Porsche. È molto vivace. Molto diretta. Ha uno sterzo precisissimo. Ti invoglia a spingere sull'acceleratore. Si sente che ha una trazione da auto sportiva, nonostante non scenderà mai in pista. Quando sei al volante di una Porsche, hai la sensazione che chi ha progettato la meccanica del pedale del freno sia lo stesso che ha disegnato quella dello sterzo. La macchina risponde all'unisono. Presenta una coesione che non ha eguali nelle automobili delle altre case. I motori sono incredibilmente potenti e hanno un magnifico suono. Dunque, quella che ti regala una Porsche è un'esperienza sensoriale completa, che non necessariamente ti donano tutti gli altri SUV. Una macchina che ha lanciato l'era dei SUV sportivi. Un veicolo che ha cambiato le sorti e le fortune di un intero marchio. E un SUV che ha modificato il panorama stesso del settore automobilistico. La terza generazione di Porsche Cayenne. Il successo della Cayenne ha spinto di fatto tutte le aziende europee a costruire SUV. Auto come la Maserati Levante sono una risposta diretta, in questo caso degli italiani. Tutti volevano seguire la scia della Cayenne e alla luce dei risultati della Porsche volevano raggiungere lo stesso obiettivo. Al momento ci troviamo in una fase storica in cui la berlina sta morendo. E se analizziamo il mercato delle auto di lusso, sono i SUV a farla da padrone. Perciò quello che all'inizio era un piccolo seme piantato principalmente dalla Porsche, ora è diventato la forza dominante. Il punto di forza della Cayenne è che è speciale come le auto sportive. La Cayenne rappresenta nel mondo dei SUV quello che le hypercar rappresentano nel mondo delle auto sportive. È una macchina formidabile, piacevole da guidare e si distingue nettamente perché è più sportiva e più divertente rispetto a tanti altri SUV.